pensare significa mettere in campo tante abilità, tante conoscenze. Io mi accorgo personalmente che in tante cose i nostri giovani, i ragazzi, siano molto più bravi di noi. Hanno la capacità di mettere insieme le informazioni, però poi sono carenti per quanto riguarda il metodo di come utilizzare queste informazioni. E quindi ecco il ruolo importantissimo della robotica, perché partire dal nulla e realizzare una macchina che compie delle azioni aiuta i ragazzi giovani a creare tutto un algoritmo di informazioni e di conoscenze. E quando il giovane vede il risultato, cioè quello che è riuscito a fare, è una soddisfazione enorme, gli brillano gli occhi ai ragazzi. Prima di iscrivermi a scuola avevo fatto un anno in cui lavoravo e appunto la scuola mi ha permesso di vedere la vita in un modo differente, di aprire i miei orizzonti e diciamo, il modo di pensare. Il mio sogno è di continuare nella ricerca, approfondendo sempre di più queste conoscenze, ma un altro mio sogno sarebbe quello appunto di rimanere proprio in questa zona, anzi di provare a partecipare alle attività che avvengono a scuola, l'insegnamento. Questo proprio perché questa scuola ha fornito a noi studenti una tale passione da farci immergere in questo bellissimo mondo. Innovare vuol dire semplicemente trasformare quello che già c'è inserendo delle novità, e in questo senso la tecnologia ci aiuta tantissimo. Noi dobbiamo intercettare i talenti e le disposizioni autentiche di questi ragazzi. La palestra dell'innovazione è un esempio di come l'attività laboratoriale di carattere esperienziale possa aggiungere significato e opportunità all'esperienza scolastica. Consente di svolgere delle attività accattivanti e motivanti per i ragazzi. L'esperienza che mi è piaciuta di più fare è stato il Fab Lab, perché mi sono divertita a creare delle storie in modo diverso della solita carta e penna. Io insegnante ho avuto l'opportunità di toccare con mano la loro creatività, cosa che probabilmente con la penna, così di primo impatto, non sarei riuscita a conoscere. La mia passione, grazie alla Fondazione Mondo Digitale, ho scoperto che non è tanto programmare in prima persona quanto far innamorare gli altri dell'informatica. Quindi diciamo che l'informatica è un po' una porta che va aperta e mi piacerebbe continuare ad insegnare ai ragazzi a trovare la chiave giusta per aprirla. C'è una frase di Nelson Mandela che a me piace molto. L'istruzione è l'arma più potente che hai per cambiare il mondo. E in questo noi ci crediamo.